Finora grazie. La prossima volta per fare 20 minuti di pausa devo dire 15, quindi. Finora abbiamo parlato della rappresentazione dei numeri. Come accennavo prima, saper scrivere i numeri è solo neanche metà dell'opera. Poi il problema è saperci far di conto, fare delle operazioni. Quindi abbiamo, non dico abbiamo capito, sarebbe troppo, ma abbiamo un'idea di come fa il calcolatore all'interno dei propri registri, all'interno delle proprie celle di memoria, a codificare dei numeri. Però abbiamo anche detto, c'è l'unità aritmetico logica che con quei numeri sa fare le somme, le sottrazioni, le moltiplicazioni. E come fa? Fa come faremmo noi, o come facciamo noi in decimale, applica delle regole sui numeri codificati, applicando le quali ottiene il risultato, ottiene un nuovo numero binario che guarda caso è il giusto risultato dell'operazione. A parole è complicato, facciamo un esempio. Immaginiamo che io avevo un calcolatore che lavora solamente su 6 bit. Questo calcolatore ha dei due dati che chiamiamo A, lo invento, 011001 e B che chiamiamo 0011. 0, dunque, come potete venire, così, 001110. E immaginiamo che questo calcolatore vogliamo far calcolare A più B. Resistete alla tentazione di chiedermi quanto valgono quei numeri, perché noi sappiamo calcolare il valore 10, ma il calcolatore, la parte 10, non sa che cosa sia, e quindi dobbiamo capire come lui fa a fare questa operazione senza neanche mai uscire dalla base 2. Parlo esclusivamente in base 2. Ma applichiamo un po' d'olio, no, applichiamo le regole dell'addizione, qui stiamo facendo un ripasso della scuola elementare oggi, no? Ma in binario, quindi più facile. Applichiamo la regola delle scuole elementari che ci dice che per fare la somma in colonna si mettono i numeri allineandoli uno sotto l'altro, facendo corrispondere a cifra di peso uguale, uguale colonna. E poi si può procedere a fare una somma. 1 più 0, 1. 0 più 1, 1. 0 più 1, 1. Ci riposiamo a metà. 1 più 1, 2, no? Però 2 non posso scrivere. 1 più 1 è una quantità che noi sappiamo valere 2, ma qui ci posso scrivere solamente 0 oppure 1. Allora come lo rappresento? Come quando facessi 5 più 5 in decimale. 5 più 5 fa 10. Scrivo 0 e riporto 1. 1 più 1 fa 2. Cos'è 2 in binario? È così. In binario 2 si scrive così. Quindi 1 più 1 fa 2. 2 scritto così però, non 2 scritto così. Questo qua non lo vediamo, non esiste nel nostro mondo. Scrivo 0 e riporto 1. No? 1 più 1 più 0 sarebbe
1 più 0 più 1 di riporto fa 2. Scrivo 0 e riporto 1. 0 più 0 più 1 di riporto fa 1. Quindi noi qui stiamo applicando le stesse regole dell'aritmetica decimale, lo stesso meccanismo dell'aritmetica decimale su dei numeri che sono scritti in binario, in cui l'unica variante è che il riporto scatta, anziché dopo il 9, scatta dopo l'1. Anziché riportare 10, riportiamo 2. È l'unica differenza, il resto è uguale. Poi vediamo, facciamo anche il conto adesso, la verifica se abbiamo fatto giusto. Ma l'altra cosa che vorrei che notassimo nel fare questa operazione, oltre che abbiamo applicato le stesse regole del decimale, è che questa regola qua la possiamo insegnare a una scimmia ammaestrata, quasi. No? Nel senso che, cioè anche una macchina, nel senso che il meccanismo di esecuzione di questa somma è estremamente regolare, semplice, automatico. Posso insegnarti a farlo senza necessariamente farti capire cosa stai facendo. Dico, esegui questa serie di operazioni e va bene così. Adesso noi abbiamo detto, serve per fare la somma, lo capiamo. Ma l'esecuzione materiale di questa macchinetta di calcolo non richiede di capire niente. Richiede di saper fare queste quattro cose, di saper conoscere questi quattro casi. Ma se tu a uno dai il minimo di metodo di lavoro e questa tabellina qui, lui ti fa l'operazione di somma tra numero 64 lì, senza neanche sapere che cosa sono. Quindi è un metodo meccanico, esecutivo, automatico, semplice, per una macchina in cui entra questo numero e esce il terzo numero. Solo io, non io, solo noi, che abbiamo costruito la macchina, sappiamo che questo numero che esce, guarda caso, è la somma aritmetica di questo e quest'altro, qualora tutti e tre siano interpretati come numeri binari, come numeri interi positivi codificati in binario. Allora, quella macchinetta fa quel lavoro lì. La macchinetta fa un lavoro perché è stata costruita così. Poi sono io che l'ho costruita che so qual è il significato di quel lavoro svolto. Allora, possiamo anche chiedere se funziona, quant'è questo numero? 8 più 16 più 1, 17. Questo è 7 per 2, 14. E questo è 7, 16, 7 più 32, 39. Allora ho sbagliato. 1, 1, 1, 0. Allora, questo vale 1, 2, 4, 8, 16. Allora, 8 più 16, 24 più 1, 25. Abituatevi pure che io su questi conticini qua mi impanno sempre. Abbiamo inventato una macchinetta di facile esecuzione che sputa fuori i numeri che se letti in binario senza fare errore di conto eseguono la somma dei numeri stessi. Viaggiando un po' con la fantasia, abbiamo dimostrato che le operazioni aritmetiche si possono fare, non sono, diciamo così, una proprietà della base 10, ma sono possibili anche in base 2. Possibili con un metodo molto esecutivo, meccanico, tanto che non ci stupiamo più di tanto a pensare che ci sia una macchina, una parte di un circuito della CPU che faccia questo lavoro qui. Adesso devo applicare quella tabellina lì con tutti i valori possibili delle somme. Vabbè, qui c'è un altro esempio.
La stessa cosa succede se volessimo fare una sottrazione. No? Adesso proviamo a fare la sottrazione tra questi altri, questi stessi due numeri. Partiamo, faccio l'A. Se volete fare A meno B, no, ricopio i numeri, bella pronta. Meno questa volta. Metodo adattato ovviamente alla valle 2 e non più alla valle 10. 1 meno 0, 1. 0 meno 1 non si può fare, però abbiamo imparato l'elementare. Prendo in prestito normalmente una decina, però vuol dire prendere in prestito, vuol dire diminuire di 1, rubare un'unità dalla colonna alla mia sinistra. Questa unità, una volta trasportata nella colonna più a destra, veniva moltiplicata per 10. Tolgo un centinaio, questo centinaio vale 10 decine. Allora a questo punto la mia colonna, a questo punto, mi è spuntato un 10, da cui posso sottrarre le cose che prima non potevo sottrarre allo 0. Quindi prendere un prestito significa rubare 1 di qua e aggiungere 2 di qua. Tolgo una unità su una cifra di peso 2 alla seconda e aggiungo due unità di una cifra di peso 2 alla prima. Non ho cambiato l'ordine del numero, ho fatto meno 2 alla seconda più 2 volte per 2 alla prima, sempre lui, ho sommato 0. Spostato però dei pesi nella mia sommatoria, guardate che vedo sempre per la sommatoria, no? Di pesi per 2 elevato. A questo punto posso fare il calcolo qui. 2 più 0 meno 1 fa 1. L'unica cosa sbagliata è il nome di questa operazione, perché noi la chiamiamo prestito, non il borrow. In realtà è un furto, non restituisco ben niente. Infatti questa cosa qua, poverina, a cui non abbiamo chiesto il permesso, già era nei casini suoi perché doveva fare 0 meno 1. E poi oltre allo 0 meno 1 che già non aveva, ne abbiamo ancora tolto 1. Quindi qui devo fare 0 meno 1 meno 1 ancora. Qui l'unica arrangiarsi, mandando la bicicletta, a mia volta rubo un'unità alla colonna alla mia sinistra. E a questo punto mi guadagno due unità sulla mia colonna. Allora l'operazione la posso fare perché ho 2 meno 1 più 0 meno 1. Alla fine avevo 0. Poi qui la stessa cosa, 1 meno 1 ce la farei, ma purtroppo devo ancora togliere 1 che l'hanno rubato, quindi devo riprendere un altro prestito qui. E quindi dovrò fare 2 più 1, 3, meno 1, meno 1. Arrivo a 1 se non ho sbagliato. Poi qui per fortuna, questo vale per tutti, 1 meno 1, meno 0, si può fare fa 0. E non ho più bisogno di prendere in prestito nulla, perché questa cosa tranquilla si fa il suo ben 0, meno 0. Senza dar fastidio a nessuno. È un pochino più macchinoso, ma solo perché noi dobbiamo ricordarci cos'è che devo sommare e cos'è che devo sottrarre, se no è carino molto simile. E alla fine questo risultato qua è 8 più 3 più 1, 8 più 2 più 1, 8 più 3 11 in decimale, che dovrebbe essere proprio 25 meno 14. Decimale, ma 11.
Ok? Quindi il meccanismo, le operazioni aritmetiche in binario, siamo partiti dalle più semplici, somma e sottrazione tra numeri interi positivi, più semplici di così non siamo riusciti a inventarne, si svolgono con la stessa meccanica delle operazioni decimali, chiaramente lavorando in base 2. Basta costruire due piccoli circuitini che facciano queste cose e ho già un pezzo dell'unità aritmetico logica da mettere nel mio calcolatore. Con una differenza, che illustro con un altro esempio. Questa volta proviamo a sommare tra di loro, sempre sul mio calcolatore 6 bit, due numeri un pochino più grossi. Sommato con 011000. Nulla di speciale. 0 più 0 fa 0, 1 più 0 fa 1, 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1. Fin qua non abbiamo incontrato difficoltà, potersi scegliere i numeri da soli aiuta. 1 più 1 fa 2, cioè 0 con l'importo di 1. 1 più 0 più 1 fa di nuovo 2, cioè 0 con l'importo di 1. Il problema è che questo riporto dove lo metto? Non è un problema nuovo, quando mi chiedono di fare 60 più 40 mi devo 100, e perché 6 più 4 fa 10, questo è 0, mi porta più 1. Perché fanno la somma nella cifra delle decine, mi dà un riporto nella cifra delle centinaia, nessuno se ne preoccupa. Perché noi siamo abituati in realtà a fare i calcoli con i numeri interi positivi illimitati, no? Sono infiniti i numeri, per noi, per il calcolatore no. Se ho 6 bit, i numeri vanno da 0 a 2 elevato a 6 meno 1, che fa 63. Quindi, per finire il conto, il calcolo di questa operazione di somma, mi servirebbe il settimo bit, mi servirebbe poter applicare un riporto su un settimo bit, ma non c'è. Non è che posso aprire il computer e far sbattere con un altro bit, non c'è, punto e basta. Il computer a 32 bit, a 32, non è che se adesso mi serve 33 lo faccio comparire, non c'è. Quindi questo riporto che teoricamente sulla carta, se facessimo i conti su carta penna diremmo ma sì certo è uno qua, ma quest'uno non c'è, non c'è il posto per memorizzarlo, non c'è un bit nella memoria per memorizzarlo. Quindi l'operazione, la nostra scimmietta maestrata che sapeva fare le addizioni, il meglio che sa fare, il meglio che può fare, ma non è colpa sua, è dirci che questo più questo fa questo. È dirci che 16 più 32 più 2, 16 più 32 fa 48 più 2, 50, più questo è 24, credo, 2, 4, 8 più 16, 24. Che 50 più 24 applico il metodo che mi hanno insegnato al meglio dei quadretti che ho a disposizione, ho 50 più 24 fa 10. Cosa abbiamo sbagliato? Niente. Non forse, adesso magari sbagliate i conti, ma correggetemi se li trovate. Ma non abbiamo sbagliato niente. Questo è il meglio che posso fare avendo, vivendo in un universo fatto di 6 bit. Perché il vero valore matematico
sarebbe 74. Ma 74 è un numero che su 6 bit non si può rappresentare, perché il massimo numero rappresentabile è 63. È un numero neanche concepibile da una macchina che lavorasse su 6 bit. Non esiste quel numero. E cosa succede all'operazione? Dà il giro, ricomincia da capo. Un po' come se voi aveste appunto il contachilometri della macchina che è arrivato a 99.000 km, ne fate altri 2.000 e il risultato non è 101.000, ma è 1.000. E poi potete andare a vedere la macchina. Adesso purtroppo hanno aggiunto anche centinaia di migliaia, quindi ricomincia da capo. Allora, cosa è successo? È successo che abbiamo chiesto a una macchina di fare un'operazione su il cui risultato era su un insieme di numeri più ampio dell'insieme di numeri che quella macchina è in grado di rappresentare, che è in grado di scrivere, di conoscere. E quindi il risultato è giusto nell'aritmetica dei 6 bit. È una corretta esecuzione della somma. Nell'aritmetica 6 bit fa 10. Così come diciamo che le 10 del mattino più 6 ore fa le 4 del pomeriggio. 10 più 6 uguale 4. Nell'aritmetica dell'orologio è giusto. È un'aritmetica in base 12 quella dell'orologio, o in base 24 secondo di come contiamo. E su 6 bit avrò un'aritmetica in base 64. Quando avevo 64 rifatto da 0. E quindi 50 più 24 fa 10 in quell'aritmetica lì. Ma nell'aritmetica ordinaria, quella dei numeri infiniti, no, dovrebbe fare 74. Allora, può succedere che il risultato di un'operazione nell'aritmetica del calcolatore non coincida con il risultato dell'operazione nell'aritmetica reale. Quando è che può capitare? Se io faccio i conti correttamente, può capitare solamente se il risultato andrebbe al di fuori della capacità di rappresentazione del calcolatore, dell'intervallo di rappresentazione. Questa condizione può sempre verificarsi. Ha un nome, questa situazione, e si chiama overflow. Overflow è un termine che in italiano significa, si traduce con tracimazione, no? Se vogliamo, quando un fiume esce dagli argini. Ho messo più acqua in un bicchiere di quanta ce ne poteva stare, il risultato è che ne esce fuori, che versa. Versa bit da qualche parte. L'effetto netto è che se vado a vedere l'acqua che c'è nel bicchiere, non è più uguale alla somma dell'acqua che ci avevo messo dentro. Perché un po' si è persa. È tracimata, è uscita fuori. Sono uscito fuori dai limiti di rappresentazione. Allora, ogni volta che io faccio un'operazione in un'algebra limitata, come quella del calcolatore, perché anche se avessi 64 bit dove il limite ce l'ho sui 16 miliardi di miliardi, ma può sempre esistere un'operazione il cui risultato è maggiore, ogni volta che faccio un'operazione può sempre succedere che il risultato ecceda i limiti della rappresentazione e quindi il risultato che vado a leggere non coincide col valore vero che dovrebbe avere quell'operazione. Ho chiesto a un computer di fare un conto in un dominio che lui non conosce. Ma questo succede anche con le calcolatrici da 3 euro che trovate alla fiera, in cui se fate della moltiplicazione troppo grande, alla fine vi dice, queste calcolatrici sono già ancora più furbe, perché vi dicono, errore, questo risultato non ci sta, io ho 9 cifre, il numero che mi hai chiesto ne ha 15, non ci sta. Allora ti scrivo errore, non ti scrivo il risultato, ti scrivo errore. Questo è sintomo di un'operazione che, se compiuta a termine, richiederebbe per rappresentare il risultato più bit, più spazio di quanto ne abbiamo a disposizione. Noi dovremo riuscire poi allora anche a insegnare alla nostra macchina, alla nostra scimmietta maestrata, non solo a fare le operazioni, ma ad accorgersi quando queste operazioni creano condizioni di overflow. In questo caso specifico,
questo dubbio che avevamo del tipo ma questo 1 qui dove lo metto? Lo dovrei mettere ma non ce l'ho, ci poteva far capire che il risultato sarebbe stato sbagliato. Quindi in questo caso, fatemi dire la frase completa perché non è generalizzabile ad altri casi. Nel caso della somma tra due numeri positivi, assoluti, un riporto in uscita dal bit più significativo, dal bit più a sinistra, un riporto non soddisfatto, che non può essere sommato a nulla, causa una situazione di overflow, è causa oppure sintomo, dite come volete. Quindi in questo caso un riporto qui e la condizione di overflow coincidono, ma vale solamente per i numeri positivi, quando vediamo i numeri negativi non vale più questa regola, quindi ci sarà una regola diversa per carità, dobbiamo insegnare alla scimmietta non solamente a fare l'operazione ma anche a capire quando il risultato è sbagliato. Attenzione che però la scimmietta non potrà mai guardare questa operazione qui, non potrà mai dire che 10 è sbagliato, non potrà mai dire che il risultato giusto sarebbe stato 74, perché 74 è al di là della sua capacità di rappresentazione, non lo potrà mai pensare. Quindi io mi accorgo nel fare l'operazione che succede una certa cosa, per cui mi fermo e dico accidenti, è sbagliato. Non so quale sarà il risultato giusto, non lo potrò mai sapere, ma so che questo è sbagliato. Si può sempre verificare in qualunque tipo di operazione aritmetica. Vabbè, qui c'è un altro esempio. Ecco, prima di passare ai numeri negativi, su cui questo discorso un po' si complica, e poi vediamo queste cose come si traslano nella programmazione, vi faccio solo due flash, perché sono comodi, su sistemi posizionali con basi diverse. Allora, noi lavoriamo in base 10, abbiamo visto che si può lavorare anche in base 2, anche se con qualche complicazione. In realtà in informatica si usano molto anche la base 8, ma soprattutto la base 16. Faccio l'esempio con la base 8 perché è più facile da capire, poi invece vediamo la base 16 perché è più utile, no? È usata molto di più. Allora, potremmo ricominciare la lezione da un'ora e mezza fa e dire lavoriamo oggi anziché in base 2, impariamo a lavorare in base 8. Riapplichiamo la stessa formuletta somma di a con i per b elevato i, dove questa volta b è uguale a 8, le cifre non sono più 0 e 1, ma sono tutte cifre tra lo 0 e il 7, e impariamo a fare i conti così. Che ce frega di farlo? Tanto il computer non lavora in base 8. No, è solo una rappresentazione comoda per noi. Perché dico comoda? Questo sopra è un numero binario espresso su 8 bit. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Quello sotto è un numero in base 8 espresso su tre cifre. 1, 7, 2. 1, ricordiamoci la formuletta della notazione posizionale, 1 per 8 elevato a 0, più 7 per 8 elevato a 1, più 2 per 8 elevato a 2. Quindi in pratica sarebbe 1 più 7 per 8, 56, più 2 per 64. Ma di nuovo resistiamo dalla tentazione di leggerlo in decimale, non ci interessa. Ciò che io sostengo, e cerco anche di convincervi adesso, è che quei due numeri, il numero binario e il numero ottale, si dice in base 8 corrispondente, sono uguali. Voi mi dite, vabbè, convertiamole tutte e due in base 10 e poi vediamo. No, la base 10 la dimentichiamo. Quando entriamo da questa porta la base 10 non esiste più. Come faccio a convincermi o convincervi che quei due numeri sono uguali? Ma provo a scriverli, non in base 10, ma scrivo la loro espansione secondo la formuletta, la sommatoria. La formuletta mi dice che il primo numero è, quindi sono 8 bit, ok? 1 per 2 alla 7, più 0 per 2 alla 6,
espressione secondo la notazione posizionale binaria. Adesso ciò che faccio è raccolgo a gruppi di tre questi numeri e cerco di portare a fattore comune quello che posso. Quindi tra questi primi due termini posso raccogliere un 2 alla sesta. Adesso io qua non cancello qua perché c'è uno 0, cercando di fare un ragionamento che vada in generale, quindi non so neanche guardare quale sia il valore di quanto dei passaggi che si potrebbero ripetere con qualunque tipo di numero. Però ciò che posso fare è fare 1 per 2 alla prima più 0 per 2 alla 0 e moltiplica 2 alla sesta. 2 alla 6 per 2 alla 0 fa 2 alla 6, 0. 2 alla 6 per 2 alla 1 fa 2 alla 7, per 1. Poi tra i successivi tre termini raccolgo un 2 alla terza e mi viene un 1 per 2 alla seconda, più 1 per 2 alla prima, più 1 per 2 alla 0 che moltiplica 2 alla terza. Più, questa stessa cosa posso raccogliere solo 2 alla 0. 0 per 2 alla 2, più 0 per 2 alla 1, più 1 per 2 alla 0, il tutto per 2 alla 0. Vabbè, è giusto. A cosa mi serve? 2 alla sesta, 2 alla terza, 2 alla 0. 2 alla terza fa 8. 2 alla sesta fa 8 al quadrato. Giusto? Quindi questa cosa io la posso scrivere come 1 per 2 alla 1 più 0 per 2 alla 0. Al posto di 2 alla sesta posso scrivere 8 alla seconda. Poi, la seconda parentesi, la ricopio uguale, 1 per 2 alla seconda, più 1 per 2 alla prima, più 1 per 2 alla 0, moltiplicato 8 alla prima, più l'altra parentesi che viene moltiplicata per 2 alla 0, 2 alla 0 fa 1. Nessuno mi scrive, se anziché 2 alla 0 scrivo 8 alla 0. Potrei anche scrivere 41 alla 0, ma mi serve 8. 1 per 0, per 2 alla seconda, più 0 per 2 alla prima, più 1 per 2 alla 0, il tutto moltiplicato per 8 alla 0. Passaggi semplicissimi. Ma abbiamo soltanto vicino a una rappresentazione dello stesso numero, lì c'è sempre scritto uguale, tra una riga, che è ancora uguale a che cosa? La prima parentesi è, adesso lo faccio, 4 vale. Da 1 per 2 alla 1 più 2 vale 2. Per 8 alla seconda. La seconda parentesi vale 1 per 4 più 1 per 2 più 1 per 7. Per 8 alla prima, più 1 per 8 alla 0. Adesso dimenticate la lavagna di sopra. Fate finta che entri qualcuno con la porta e gli chiediamo, ma quanto vale 271 in base 8? Lui mi scriverebbe esattamente questo. 271 in base 8 vale 2 per 8 alla seconda più 7 per 8 alla prima più 1 per 8 alla terza. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che tra una rappresentazione di un numero in base 2 e una rappresentazione dello stesso numero in base 8 c'è un legame molto semplice. Questo 1 è 001, questo 7 è 111, questo 2 è 011. Se io prendo i singoli numeri, le singole cifre, pardon, della rappresentazione in base 8 e le converto in binario 1 a 1
e poi le collego insieme, le scrivo di fila, ciò che ottengo è esattamente il numero uguale 2. Vabbè, c'è uno 0 davanti perché sono di nuovo 5, non provo. Ho sbagliato cosa? 0, 1, 0. Grazie, più 3 di 3. Ho ottenuto, e questo lo posso fare in entrambi i versi. Dal numero binario basta che io raggruppi le cifre a gruppi di 3, le leggo 001 quanto vale 1, 111 quanto vale 7, e ottengo il numero in base a 8. Perché mi serve questa proprietà particolare? Perché mi permette di leggere e scrivere i numeri binari in una forma più compatta e più comoda per noi umani. Un conto è dire 271, un conto è dire 10111001, lo dico spero che sono in grado di scriverlo di uno. Anch'io mi leggo, mi perdo, non scrivo per leggere, però bisogna contare di. Allora, posso dire, ci mettiamo d'accordo, sentite, parliamo in base 8, tanto sappiamo che è la stessa cosa. Quando dico 3, 4, 1 in base 8, stiamo parlando di 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. 3, 4, 1. Ogni circola converte i suoi premi corrispondenti. E questo è un modo comodo. Comodo tranne che per un dettaglio. Che un byte è fatto da 8 bit. E se io raggruppo a 3, 3, mi resta sempre questo bit di sinistra sbagliato. 3, 3 e poi 2, perché non ho il nono bit. Allora, per questo si è imposta, più che non la numerazione in base 8, la numerazione in base 16. Che funziona nello stesso modo, in base 16 è un po' strana perché è una base maggiore del 10, ma chi ce l'ha detto che non esista un essere vivente che possa avere 16 dita e trovi naturale contare in base 16? Leggenda dice, non so se sia vero, che alcuni popoli nei paesi più caldi avessero imparato a contare anche su base 20, potendo disporre delle dita dei piedi. Non so se sia vero, ma la base 16, per poter rappresentare i numeri in base 16, chiaramente ci servono 16 simboli diversi. Dallo 0 al 9 ne abbiamo già 10, che sono quelli che usiamo noi, dall'11 al 15 usiamo le lettere dell'alfabeto. Come convenzione potremmo usare l'asterisco, la stellina e altri disegnini, ma per comodità usiamo le lettere dell'alfabeto. E quindi le cifre in base 16 valgono da 0, 1, 2, 3 fino a 9, 10 che scrivo A, 11 che scrivo B, 12 che scrivo C, 13 che scrivo D, 14 che scrivo E e 15 che scrivo F. Dallo 0 al 15. E ciò che abbiamo fatto, il ragionamento che abbiamo fatto sulla base 8, che ci diceva che una cifra di un numero in base 8 corrisponde pari pari a 3 bit della stessa cifra, dello stesso numero in base 2, lo possiamo fare sulla base 16, solo che questa volta i gruppi di bit saranno a 4-4. Raccoglieremo non più un 2 alla terza, ma un 2 alla quarta tra la nostra espressione. E quindi vediamo che il numero, che è lo stesso di prima, binario, si può scrivere 1001 fa 9, 1011 fa 8 e 3 11, B9 in base 16, in base esadecimale. Esadecimale vuol dire 16, esadecimale. Quindi tante volte, anche per comodità nostra, diremo: guarda, prendiamo i numeri binari C3 e 72. Che per comodità li scriviamo in base 16, ma sappiamo che in realtà sono semplicemente scorciatoie per evitarci di dettare, di dire i singoli bit, o di scriverli e ricopiarli sbagliati. Quindi c'è una... non facciamo mai i calcoli in base 8 e in base 16. L'unico numero vero che i calcolatori, con cui i calcolatori lavorano, sono i numeri binari. Per comodità nostra spesso li esprimiamo in base 16, quindi non stupiamoci, è solo... E grazie a quell'equivalenza lì non perdiamo nulla, non dobbiamo neanche fare dei calcoli. Se lo spessimo in base 10 sarebbe più complicato perché dobbiamo mettere a fare le moltiplicazioni.
invece qui no. Allora, fin qui l'intuito e le scuole elementari ci hanno abbastanza guidati. Abbiamo imparato che il modo di rappresentare i numeri decimali, posizionali, continua a valere per i numeri interi positivi e anche il modo di fare le operazioni continua a valere, con l'unica avvertenza che noi lavoriamo qui in un'aritmetica finita e non un'aritmetica infinita, quindi è sempre in agguato la condizione di overflow, per cui il risultato potrebbe non essere rappresentabile. Il passo successivo, ma qui anche qua, la stessa cosa, lo stesso percorso che abbiamo fatto alle scuole elementari, dopo i numeri positivi ti insegnano i numeri negativi, numeri relativi. Siamo sempre tra numeri interi, eh? Interi relativi, interi con segno, si dice spesso. Come facciamo a rappresentare i numeri negativi? Allora, mentre la rappresentazione dei numeri positivi è abbastanza naturale, non ambigua, cioè è l'unica che ti viene in mente, talmente sensata, talmente lineare, che non crea dubbi, non crea alternative, nel caso dei numeri negativi si può lavorare in modi diversi. E nel corso degli anni, anche nel corso del tipo di applicazioni software, si sono sviluppate proprio codifiche diverse per rappresentare la stessa cosa, i numeri negativi. Noi in decimale siamo abituati a lavorare in modulo e segno. Cosa vuol dire lavorare in modulo e segno? Vuol dire che un numero negativo, meno 13, lo rappresento codificando separatamente il segno, meno o più, e il modulo, il valore assoluto, 13. Li tengo separati. Li scrivo vicini, ma sono separati. Tutte le volte che devo fare la moltiplicazione, cosa mi hanno insegnato? Fai la moltiplicazione dei moduli e poi metti a posto il segno, più per più fa meno, no, eccetera. Quando devo fare la somma di due numeri relativi, ti dicono, allora vai a vedere se i segni sono uguali, se i segni sono uguali, allora la somma è davvero una somma. Se i segni sono diversi, devi fare la differenza. E facciamo tutto un ragionamentino, a cui siamo abituati, per carità, e quindi lo facciamo quasi senza accorgercene, ma perché sto rappresentando il modulo e il segno, che sono due cose distinte, separatamente. E quindi quando devo lavorare con il numero, rappresentarlo è facile, basta metterci più davanti o meno davanti. Quando ci devo lavorare, quando devo fare aritmetica su quel numero, ho delle complicazioni in più. Un altro esempio di codifica dei numeri negativi è ad esempio ciò che succede con le temperature. Noi siamo abituati a lavorare con le temperature in gradi centigradi, in gradi Celsius. Quando faceva freddo c'era meno 10 gradi. E i miei colleghi di chimica invece hanno detto, ma no, è scomodo avere sto meno, sto più, sta temperatura. Partiamo dallo zero assoluto, sommiamo 273 a tutte le temperature e così vengono tutte positive. Poi c'hanno anche delle ragioni per farlo, ecco, non l'hanno fatto solo per comodità. Però cosa succede? Che dei numeri che potenzialmente sono un po' positivi e un po' negativi, somma tutti un bel numerone e così viene sempre positivo. Ok? Avrebbero potuto decidere di sommare 500, invece hanno deciso di sommare 273,16 perché aveva un significato fisico, per carità. Però il risultato netto qual è? Che sommo una costante a dei numeri che potrebbero essere positivi o negativi, il risultato è che quei numeri diventano, il risultato è sempre positivo. Quindi rappresento dei numeri in eccesso, più grossi di quello che sarebbero, perché ci ho sommato una zavorra positiva che me li tira su. Poi quando faccio le operazioni ne dovrò tener conto. Adesso nel caso delle temperature non ha mai senso fare la somma di due temperature, mentre se faccio la differenza questa costante che ho sommato si elide e quindi va sempre bene. Però perché sono temperature, fossimo altre, usassimo questa codifica per altri tipi di rappresentazioni, dobbiamo fare attenzione anche lì nel fare l'operazione. È una codifica che non si usa molto, però in alcuni campi sì, perché è comodo.
E poi ci sono delle rappresentazioni un po' più strane, ma poi scopriremo molto più comode. Allora, vediamo questo come si trasla in binario. Allora, è possibile pensare di fare in binario la stessa cosa che avviene nel decimale. Modulo e segno. Anzi, è stata la prima idea che hanno avuto. E quindi se io ho 8 bit a disposizione, il primo bit lo sequestro, lo uso per il segno, e deciderò che 0 vale più e 1 vale meno, o viceversa, una scelta arbitraria, è sempre stato scelto che 0 valesse più. E i 7 bit rimanenti li uso per il modulo. Attenzione che non ho detto prendo 8 bit e ne aggiungo uno per il segno, aggiungerne uno non si può. Ne ho 8 bit, devo usare quegli 8, uno lo uso per il segno, uno di quegli 8, non uno in più, e ne sono restati 7 per il modulo. E quindi i numeri li posso rappresentare in quel modo. Vediamo se ho un esempio. 1, 0, 1, 1 è un numero che ha il segno meno, perché questo è il bit che uso per rappresentare il segno, e modulo 3, 0, 1, 1. E quindi rappresenta il numero meno 3. I bit su 4 bit ovviamente. Il numero 0011 è un numero che ha modulo, valore assoluto 3, 0, 1, 1, e segno positivo più, perché c'è 0. E quindi vale più 3. Quindi anche qua è abbastanza facile. Io vedo se il numero è positivo o negativo, ci metto 0 oppure 1, e poi vedo quanto vale il valore assoluto e lo scrivo. È chiaro che il valore assoluto ho un bit in meno a disposizione per scriverlo, quindi in questo caso non posso arrivare fino a 15 come valore assoluto, come potrei fare su 4 bit se fossero numeri positivi, posso arrivare al massimo fino a 7. Da meno 7 a più 7, mentre i numeri positivi potrei fare da 0 a più 15. Occhio però che se sempre qualcuno entrasse da quella porta in questo momento, si fosse perso l'ultimo minuto e vedesse questo numero qui, direbbe, ah, quello lo so, è 11. 1, 0, 1, 1 era 11 fino a 2 minuti fa. Ed è anche meno 3. 1, 0, 1, 1 è una sequenza di bit. Il valore numerico, il significato numerico aritmetico che diamo a quella sequenza di bit dipende dalla codifica che abbiamo scelto. Se abbiamo scelto una codifica in binario semplice, a volte lo chiamo binario puro per dire binario e basta, quello è un numero positivo, vale 11. Se ho scelto una codifica in modulo segno, quello vale meno 3. Ma la codifica la devo conoscere a priori. Non la posso capire vedendo solamente i bit. I bit sono bit, poverini. Questi qui cosa sono? Binario puro, modulo segno, sono bit. Chiaramente quei bit li devo trattare in un certo modo sapendo che sono codificati in quel modo. Ma devo saperlo io, deve saperlo chi li usa quei bit. I bit in quanto tali non hanno una codifica intrinseca, sono solamente un modo per scrivere. La codifica del modulo segno si usa molto poco. È la più naturale, è la prima che ci è venuta spontanea, ma nell'informatica è scomoda. È scomoda perché lo 0 si può scrivere in due modi diversi. E questo dà fastidio perché tutte le volte che devo controllare se due numeri sono uguali, se sono diversi, devo sempre controllare un caso speciale. E questo mi complica i circuiti, mi rallenta i calcoli. È scomodo perché una somma non è mai una somma, ma una somma può essere una somma oppure una differenza a seconda dei segni. Tutte le cose che abbiamo imparato, con cui abbiamo imparato a convivere noi che facciamo i calcoli a mano, o quando facevamo i calcoli a mano, però non me lo ordina mica il medico che il computer deve ragionare nello stesso modo. Se il computer riesce a usare, riusciamo a inventare per il computer una codifica più furba, che permette di fare i calcoli in modo più semplice, meglio. Per cui è complicato da gestire, non è concettualmente banale,
È complicato nella pratica. Vabbè, questa ci ritorniamo. E allora cosa è stato inventato? È stata inventata una codifica diversa, sempre per risolvere sempre lo stesso problema, rappresentare i numeri relativi, positivi e negativi, che però non fosse la codifica in modulo e segno. Allora, quest'altra codifica prende il nome di complemento 2, si usa sempre, quasi sempre. Del primo occhito sembra strana, ma poi in pratica è molto più semplice del modulo segno, che è il motivo per cui poi lo si usa. L'idea è quella di cambiare il segno del bit più significativo. Noi abbiamo detto che i bit hanno peso pari alle potenze di 2. 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4, 2 alla 5. E in questo modo nella sommatoria saltano fuori sempre numeri positivi. In complemento 2 si cambia una piccola regola, si fa un piccolo cambiamento a questa regola. Si dice che i pesi sono pari alle potenze di 2, di cui la più alta presa col segno meno. 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4, meno 2 alla 5. 1, 2, 4, 8, 16, meno 32. Cambio solo quello. Quando scrivo le potenze del 2, la potenza più alta la prendo col segno meno. E poi applico la sommatoria. Allora, cosa succede? Succede che se il primo bit, il bit più significativo, quello più pesante, vale 0, questo meno 2 alla, meno 2 alla 5 in questo caso, viene moltiplicato per 0, non interviene. Contano gli altri bit che mi daranno come sommatoria un valore sicuramente positivo, perché sono positivi loro, come prima, non è cambiato nulla. C'è un peso negativo che però viene moltiplicato per 0, quindi il suo effetto viene ucciso. Quindi tutti i numeri positivi, rappresentati in complemento 2, si scrivono esattamente nello stesso modo. Ovviamente il bit più alto vale 0. Cosa capita invece se il bit più alto vale 1? In questo caso abbiamo meno 32, in questo caso su 6 bit, che somma un altro po' di numeri positivi. Quindi abbiamo un fattore negativo che è dato dall'1 che moltiplica 2 alla n-1, che moltiplica meno 2 alla n-1, più una serie di fattori positivi. Le cose però si aggiustano, perché questi fattori positivi, anche prendendoli tutti insieme, non arrivano mai a superare il fattore negativo. Perché se fossero tutti 1, farebbero 31. Ma qui ho un meno 32. Quindi questo peso è stato scelto bene, per cui se ho il termine negativo uguale a 1, ho meno 32 più un certo valore positivo, che una volta sommato mi darà un risultato che sarà sempre negativo, perché la somma dei contributi positivi non sarà mai uguale al contributo negativo. Non ce la fa arrivarci, arriva massimo 31, lui vale meno 32. Il massimo che posso fare è arrivare a meno 1. Se invece il bit più alto, che chiameremo alcune volte impropriamente bit di segno, perché alla fine mi rappresenta anche il segno, vale 0, allora il numero è un numero positivo e il cui valore è dato dal valore degli altri bit. E qui ci sono alcuni esempi su 4 bit per brevità. Questo numero 1, 0, 0, 0 vale 0 per 1 più 0 per 2 più 0 per 4 più 1 per meno 8, meno 2 alla terza. E quindi fa meno 8 in totale. Quest'altro numero, 1, 1, 1, 1,
vale meno 8, perché c'è un 1 davanti, più 4, più 2, più 1. Meno 8 più 4 fa meno 4, più 2 fa meno 2, più 1 fa meno 1. Eccolo qua. Quest'altro numero vale, è positivo, 0 per meno 8, non c'è, fa 0, più 7, 4 più 2 più 1, 7. Quindi la codifica in complemento 2 è basata semplicemente su questo principio. Sembra strano, il bit più significativo, quello più a sinistra, mi dice qual è il segno del numero, ma non è semplicemente un più o un meno messo davanti, ma è un fattore negativo, un coefficiente negativo che viene sommato al resto del numero. E questo ha una proprietà molto utile, che è detta qua in questa frase un po' sibillina, per cui capita che usando la rappresentazione in complemento 2, il modo di svolgere le operazioni tra numeri in complemento 2 coincide col modo di svolgere le operazioni in binario semplice. Cosa voglio dire? Prendiamo il nostro esempio che c'è qui. Adesso decidiamo che questi numeri non sono più codificati in binario semplice, ma in complemento 2, quindi rappresentano dei numeri relativi. Allora, se questi numeri li leggo in complemento a 2, quello sotto continua a essere 24 perché è positivo, quindi è 0 più 16 più 8. Quello sopra non è più 50, no? Questo qui non vale più, questo valeva. Vale meno 32 più 16, che fa meno 16, più 2, fa meno 14. E quello sotto è un numero positivo, quindi fa 10. Meno 14 più 24 uguale 10. Che culo, si direbbe. No. Cosa vuol dire il fatto che siamo arrivati a un'operazione corretta? Vuol dire due cose. La prima, la più importante, è che se siamo riusciti ad ammaestrare una scimmia capace di fare le somme in binario semplice, non diciamole niente. Se diamo dei numeri in complemento 2, lei continuerà a fare le somme pensando che siano in binario semplice, ma il risultato che tira fuori è giusto. Se la stessa macchinetta, la stessa procedura, la stessa meccanica che si usa per fare l'operazione di somma, ma vale anche per la sottrazione, in binario puro, si può applicare anche a numeri codificati in complemento 2. Non serve un circuito diverso, non serve imparare un metodo nuovo per fare somme tra numeri relativi. Il metodo che già conosco per fare somme tra numeri positivi vale ancora. Non devo fare nessun circuito in più, lo stesso circuito che fa la somma dei positivi fa anche la somma dei numeri relativi, 2 al terzo di 1. E questo è il vero motivo per cui si usa il complemento 2. Non costa niente, lo so già farsi. Anzi, meno capisco cosa sto facendo, meglio è. Perché devo semplicemente applicare un metodo e poi il risultato viene giusto. Ma come, stai sommando una roba che vale meno con un'altra che vale più? Ma fa lo stesso, non guardare. Applica quel metodo e il risultato viene giusto. Chiaramente, matematicamente è dimostrato, perché
Guardate lo scempio che abbiamo fatto. Abbiamo preso un 1 più 1, che era 16 più 16. Ok? Abbiamo fatto 0 con riporto di 32. Questo 32 però l'abbiamo messo in una colonna che equivale non 32, vale meno 32. Quindi il risultato che abbiamo ottenuto dovrebbe essere sbagliatissimo. Anziché fare più 32 abbiamo fatto meno 32. Ma guarda caso l'errore che abbiamo compiuto vale 64. E 64 è questo qui qua che non c'è. Quindi non si vede l'errore. Ma non è una dimostrazione questa, solo per capire che perché funziona. I conti si mettono a posto. Quindi l'esecuzione dell'operazione in complemento 2 è esattamente uguale all'esecuzione delle operazioni in binario puro. Vediamo se vale anche qui. Allora, qui abbiamo 25 che continua a essere 25. 14 è positivo, no? Continua a essere 14. Il risultato quanto vale? Il risultato è meno 32, 16, 8, più 4, meno 32 più 4 fa meno 28, più 2 fa meno 26, più 1 fa meno 25. Questo mi piace meno. Questo è il classico esempio di un caso di orto. Questa è un'operazione che in complemento 2 dà overflow, perché il risultato vero 39 è un numero troppo grande per essere rappresentato in complemento 2. Potevo rappresentarlo in binario semplice, ma in complemento 2 no, perché i miei 64 numeri li ho divisi metà negativi, metà positivi, e quindi i positivi non riesco a rappresentare fino a 63, ma solo fino a 31. Allora, la seconda cosa che... Prima vi ho detto, possiamo osservare due cose da questa operazione. La prima era che la macchinetta, la scimmietta continua a funzionare, anche se non lo sa. La seconda cosa è che le regole per capire se c'è stato overflow oppure no sono diverse. Perché in quel primo caso là, l'operazione in binario semplice, in binario puro, dava overflow, era sbagliata. In complemento 2 filava bene. In questo caso l'operazione in binario semplice era corretta e il complemento 2 era sbagliato. Quindi, se dobbiamo insegnare qualche cosina alla scimmietta, non è a fare i calcoli, non è il procedimento di calcolo, ma è il modo per riconoscere quando si verifica l'overflow, che è diverso in funzione della codifica dei numeri. Se so che il numero è un numero positivo, l'overflow lo riconosco in un certo modo; se so che il numero è un numero negativo, l'overflow lo riconosco in un modo diverso. Allora, mentre per il binario puro il modo per riconoscere l'orto, l'abbiamo già visto, l'abbiamo capito, è un bit di riporto che non riesco a sommare, o nel caso della sottrazione che c'era qui non c'è più, un bit di prestito a cui non so che uguale, che non so che uguale, che mi manca il bit da cui prenderlo. Allora, in quel caso, quando ho un prestito o un riporto in un cifra di più alto che non so chi dare e i numeri sono codificati in binario puro, allora questo è corretto. Per il binario puro, per i numeri positivi, punto, giriamo pagina, strappiamo, discorso diverso per il complemento 2. Per i numeri relativi, il modo per verificare se c'è stato overflow oppure no è molto più semplice. Guardiamo i segni. Un numero positivo più un altro numero positivo non deve dare un numero negativo. Quindi, overflow. Qualunque cosa sia questo numero, essendo negativo, è sbagliato. Un numero negativo sommato a un numero positivo può dare un risultato positivo? Sì. Può darlo negativo? Anche. In ogni caso è sempre giusto.
Quindi, detto meglio, l'overflow in un'operazione somma o sottrazione complemento 2 si verifica solamente quando il segno del risultato non è coerente con i segni degli operandi. Quindi si può verificare se faccio una somma di due numeri positivi e la macchinetta all'esecuzione del calcolo mi dà un risultato negativo. Può capitare se faccio la somma di due numeri negativi e l'operazione di calcolo mi dà un numero positivo. Non può mai capitare se faccio la somma di due numeri di segno diverso, perché comunque venga il segno va sempre bene, potrebbe essere sempre valido. Quindi ci sono solamente due casi in cui si può verificare l'overflow di una somma: sommo due positivi, viene un negativo; sommo due negativi, viene fuori dal calcolo un positivo. Allora è overflow. In tutti gli altri casi non c'è overflow. Sulla sottrazione vale la stessa regola al contrario: se sottraggo un positivo meno un negativo deve venire positivo, sottraggo un negativo, insomma, basta ragionare sulla correttezza, sul fatto se il segno che mi è venuto è compatibile con i segni degli operandi. Se è compatibile, sono tranquillo, non c'è overflow. Se è incompatibile, c'è stato overflow. L'unica cosa a cui devo fare attenzione è che il riporto, ricordiamoci, la scimmietta ha fatto questa operazione e ci ha dato questo riporto. Nel caso del complemento 2, il riporto può esserci o non esserci, non è indicativo di nulla. Infatti, in questo caso c'era stato questo riporto, ma il risultato era giusto. Perché? Perché i segni erano giusti, il segno che devo guardare nel complemento 2. Là non c'era stato nessun riporto, ma il risultato era sbagliato, perché il segno non parlava. Ok? Quindi il modo di fare operazioni è uguale, il modo di riconoscere l'overflow per numeri binario puro è il riporto, per numeri complemento 2 è la congruenza dei segni. La prossima settimana proviamo a giocare con semplici programmini e vediamo se riusciamo a far saltare fuori questo benedetto overflow anche con un programmino in C. Ma dobbiamo aspettare lunedì.